Ci troviamo al Museo della Ceramica di Mondovì, dove la Fondazione CRC ha portato un percorso espositivo, Kandinsky, l'armonia ritrovata, e protagonista di questa mostra, il quadro che vedete alle mie spalle, Spitzrund di Kandinsky, un'opera che fa parte delle collezioni della GAMEC di Bergamo, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, ed è stato recentemente restaurato dal Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale. Ora, fino al 3 febbraio, sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno vederla, Mauregalesi e non solo. Questa volta siamo a Mondovì, Mondovì Piazza, una perla della nostra provincia che ospita per alcuni mesi quest'opera bellissima di Kandinsky. Un biglietto da visita che questa città ricorderà per tempo, per lungo tempo, e consentirà non soltanto di ammirare opera, ma di vedere anche come si può restaurare con un percorso didattico che viene compreso appunto nella visita dell'opera. Siamo una fondazione che dà molta attenzione all'arte, la cultura ci consente di evitare di essere riconosciuti solo ed esclusivamente per il binomio enogastronomico, sappiamo offrire cultura, sappiamo offrire arte, e questo è qualcosa che ci gratifica molto. Poi la collaborazione con il Centro per il Restauro della Venaria Reale, con la GAMEC di Bergamo e la città di Mondovì consolidano i nostri rapporti. È una mostra veramente eccezionale, non capita tutti i giorni di avere un Kandinsky a Mondovì, una grande opportunità culturale per i moregalesi, per tutti coloro che la vorranno visitare, un'opportunità anche per il territorio, perché grazie all'impegno l'impegno anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il nostro territorio viene valorizzato, perché noi siamo certi che coloro che verranno a visitare questa mostra poi non potranno far altro che apprezzare la nostra bellissima piazza medievale e la nostra città, il nostro territorio morgalese. È un'opera matura di uno dei più grandi artisti del Novecento, fondatore non soltanto di una visione all'inizio espressionista della realtà, ma anche poi teorico dell'astrattismo e autore celebre in tutto il mondo. È un'opera matura, ma è un'opera che fa anche il punto su una serie di elaborazioni teoriche che l'artista stava in quel momento mettendo a fuoco nell'ambito dell'insegnamento che aveva al Bauhaus, e quindi stiamo parlando della più sperimentale e innovativa tra le scuole d'arte e design della Germania, che sarebbe stata chiusa poi nel 1933 dal regime nazista. Un grande autore, un'opera importante, la nostra opera più importante che la Fondazione CRC e chiaramente la Venaria Reale hanno preso in cura e ci hanno restituito con questa messa in sicurezza importante.